Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ho pagato sta Skyblock 1,99€. Adesso finalmente vi ho portato un video della Skyblock. Iniziamo. È la mia prima volta che faccio una Skyblock. L'ho sempre voluta. Non vedevo l'ora. Welcome to the world of Skyblock. My name is Saf, and I'm here to help you on your new adventure. Behind me are some boards to help you with some information on what to do. If you're ready to begin, good luck. Questo dovrei fare un buco di qui. Il problema è proprio la morte, perché bisognerebbe morire il meno possibile. Praticamente ora dovrei mettere la lava qui o ne sono troppo sicuro? Allora, ha un blocco di distanza, quindi così. Farò una stupidaggine gigante. Ah, vediamo. Devo innanzitutto fare 1, 2, 3, 4 blocchi. Ah, perché questo andava di qui. Vabbè. Poi mettere la lava e quel, e poi questo, quindi un blocco di distanza dovrebbe essere così, o due blocchi. Non lo so. Alt. Mi sembra che bisognava fare un buco anche qui. Non mi ricordo. Non lo so fare una Skyblock. È la mia prima Skyblock, ok? Lo ammetto. Non ho mai fatto neanche una Skyblock. Oh! Sì! Ha funzionato! Sì! Legna, è caduto giù la legna. Ah, io direi solo un momento di prendere alcuni arboscelli. Vabbè, neanche solo uno. No, sto scherzando. Ho bisogno di un sacco. Come notate, le foglie stanno scomparendo.
Allora, voilà, mettiamola qui. Se tutto va bene dovrei... Sì! Non ne sono più tanto sicuro. Ho la vaga sensazione che perderò pure io la lava. Come Stepney, vero? No! Oh! Ce l'ho fatta! Ops. Ok. Voilà! Ce la stiamo facendo. All'interno, così non potrò mai non riuscirci. Benone, addio. Ok ragazzi, allora bene o male che sono bravo, perché l'ho già vista da molti youtubers una skyblock, quindi per fortuna so come si fanno e fin qua ci siamo arrivati tutti, perché tutti sanno come funziona una skyblock. E per questo pure io, quando ancora non sapevo dell'esistenza, se per questo pure io sapevo che cos'era una come funzionava una skyblock, quando non sapevo nemmeno ancora dell'esistenza di Minecraft, cioè rendetevi conto. Benone, non bene, benone. Naturalmente se morite non è un tipo una serie hardcore, ma una skyblock è stata fatta apposta per cercare e tentare di non morire più volte. E io vi consiglio di farla una skyblock, di crearvela voi, di crearvela voi, va bene anche, perché è molto importante che pure voi sappiate come si fa una skyblock. Quindi ragazzi, io vi consiglierei di crearvela voi, o se avete i soldi ve la comprate come ho fatto io. Tipo questo è l'originale che ha fatto la Mojang. Ok, ecco, e io vi consiglio... Oh! No! No! E adesso? Ecco. Questo è quello che non bisogna mai fare in una skyblock, ovvero morire. Io ancora un pezzettino di cobblestone. Ce n'è due. Oh, sì,
meno male. Legna. Legna. Ah, ragazzi, io vi consiglierei soprattutto di fare subito nella Skyblock, di seguire questo mio passaggio e subito di fare subito dovrete prendere subito tutto quello che c'è all'interno della chest e fate questo cobblestone generator, perché come ben sappiamo tutti nelle Skyblock è un'isola volante, non si può mica trovare molto ma molto facilmente della cobblestone. Se volete potete andare in giro, però io vi consiglierei di prendere subito i consigli che vi do, perché i miei consigli non sono brutti, ma sono al contrario, sono belli. No, 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 che sennò di nuovo perdo tutto. Ok, va più che bene 3, perché così mi posso fare il piccone. Quindi consumiamo tutta la legna, piccone e opla. Prendiamo 2. Ho la spada. Aia, ho tirato un urlo gigantesco quando sono morto. Comunque ragazzi, io questa roba me la tengo qua, perché in caso muoio almeno ho ancora tutta la mia roba. Ragazzi, vi consiglio che quando piove dovrete mettere sempre gli arboscelli, soprattutto perché è meglio, perché ma è sempre quella, perché vi darà più arboscelli. Avete notato che in 3 secondi quell'arboscello di prima è arrivato? Ecco, questo è il fatto per della pioggia. Ah, dobbiamo espanderci. Voilà. Dovremmo espanderci un sacco. Ah, questo è il bello delle Skyblock, che bisogna espandersi e bisogna crearsi la propria sopravvivenza. Sì, naturalmente se volete fare più velocemente potete invitare un vostro amico e dite: senti amico, dato che ti piacciono molto le Skyblock, oppure vuoi, oppure se vuoi fare una Skyblock o magari l'hai sempre voluta fare, vieni ad aiutare me, così almeno magari ci divertiamo. Questo è anche il bello di avere degli amici italiani, perché io ho solo 2 amici italiani e cioè, forse 3. Il problema è che se sono di altre lingue non ci si capisce molto bene, ed è una brutta cosa non capirsi con altre lingue. Comunque ragazzi, io vi consiglio che quando siete in una Skyblock di lasciare sempre dell'erba, perché vi può tornare utile. Stavo per fare un buco. Voilà, detto fatto. Come notate ragazzi, io mi sto iniziando ad espandere di qua. Ragazzi,
sapete una cosa? Sapete perché da me in questa mia skyblock non stanno spawnando mob? Beh, sta di fatto della lava. Perché se io vado in impostazioni, guardate la difficoltà. Sopravvivenza, difficoltà normale. Ah ragazzi, lo sapete anche perché è molto importante avere questo. Perché poi, come notate, vi potrebbe tornare utile sia per espandervi che sia per che sia per costruire. Come notate, adesso io voglio iniziare a costruire una casa, anzi no, mi dovrei espandere ancora di più se voglio una casa. Comunque, se arriva un creeper e fa esplodere tutto mentre sto lavorando con la cobblestone, è un bel problema. Comunque ragazzi, come notate, adesso sto iniziando a espandermi verso di qua. Sentite il bollire della lava? Cioè, non ho mai capito come lava e acqua riescano a creare roccia. Escono, non so se sia raro, escono le scintille. Sapete, no, questo, guardate, escono quelli d'acqua come se esistessero i blocchi d'acqua. Cioè, credo che prima o poi li aggiungeranno, sapete. Ah ragazzi, vi consiglio che quando fate una skyblock non fate come me prima. Cioè, l'avete visto, a posto di stare in shift abbassato, e voi che ci fate qua? Sono stato in piedi, in piedi così normale, e quindi sono caduto. Sì, lo so, ho iniziato questo video da 10 minuti e mi sono espanso già così, però vabbè, non è che una skyblock sia tanto difficile. Cioè, scusate raga, perché per voi è più difficile. Sì, lo so che purtroppo io all'inizio, all'inizio, no, ho perso la cobblestone, solo la cobblestone. Ha provato a nuotare nella lava, perché non va più? Ah, ok, mo prima non andava. Cioè, mi buttavo nell'acqua o nella lava. Cioè, Herobrine? No, perché sapete la targhetta nel nome bianca? Mentre stavo scavando qua in basso, mi è sembrato di vederla. Di vedere una targa. Scusate ragazzi se non vi sto portando arche, che io è da ieri, è da un sacco, anzi no, che voglio le skyblock. E oddio, già 26 ciottoli, cioè cobblestone, in italiano si chiamano ciottoli. Però poi dovrò già andare nel Nether. Il problema è che, vi ricordate quel video di Stepney? No, in cui ha fatto la sua prima skyblock, no? Che per sbaglio non ha fatto il buco sotto con la lava e l'acqua. Ecco, e gli è arrivata l'ossidiana al posto che la cobblestone. Ecco,
Sapete perché io prima ho detto no, adesso non. Io ho la vaga sensazione che mi succede come Stepney. Ecco, semplicemente perché, dato che è successo a lui che è andata avanti più l'acqua e si è fermato il suo generatore, ho detto eccola, è successo anche a me. E niente. No, no, no. E vabbè, guardate il lato positivo. No. 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 Non ci voglio credere. È cresciuto un albero. Distruggiamo le foglie per dare luce e acqua anche alle altre piante. Cioè, raga, io mi vedo sull'albero, dico, vabbè, sarà cresciuto più in là. E poi noto le foglie che bloccano il mio passaggio. Cioè, sapete una cosa? Se voi volete, non è che dovete per forza farlo così. Se voi volete, potete anche farlo qua. Questo è il Cobblestone Generator. Cioè, il ciot in italiano, tradotto in italiano, il generatore di ciottoli. Ok, perché ho distrutto tutto? Per dare agli altri la possibilità di... Ah, aspettate, di stare, no? Vabbè, di farli crescere insieme. Wow. 9. Oh, me ne serve uno in più. Aspettate. Ha solo un secondino che devo riprendere de piccone. Ciottoli 1. Sì, lo so, mi sto espandendo un po' troppo per essere un principiante. Però è che io l'ho vista da altri youtubers e quindi so come espandermi e fare alcune cose. Tipo qua. Hopla. Voilà. So che stanno finendo un po' in acqua. Yeah. Ragazzi, comunque, se volete fare una bella skyblock, ascoltatemi i consigli, perché io vi do consigli buoni e cattivi, cattivi e buoni. Aia. Non è stato bello. Ah, mi sono spento. Ah! Ecco perché. Lasciami. Bla. No, 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 no. No, no, le skyblock sono impossibili se metti troppi alberi. Sì, ma quando vi ho detto di crescere non intendevo così in fretta. Sembra la stessa cosa dei bambini, come crescono in fretta. Stavolta sono gli alberi. Ok, lo so, ho fatto la stupidaggine. Non dovevo metterli qua gli alberi. Ok, me ne sono appena adesso pentito. Li voglio andare a mettere da qualche altra parte. Questi alberi crescono un po' troppo in fretta.
Cioè, se non fosse per le foglie io li lascerei anche, però il problema sono proprio le foglie, perché mi bloccano. Infatti anche adesso che sono morto è proprio colpa delle foglie, che non me ne sono accorto per spaccarle, quindi sono caduto dall'interno della lava. Taratta, il boscaiolo Andrea. Sì, lo so, non ho nient'altro in cui metterli, né in nessun altro posto. Quindi proprio questo è il problema, che non ho nessun posto in cui mettere i miei arboscelli. Quindi l'unico posto è proprio qua. Come notate, l'ho riempito e... Sì, aspettate, ho avuto un'idea. Va bene, è già cresciuto un altro. Facciamo che vicino... Qua no. Vicino a qua non dovranno mai crescere. Magari qui, qua, qua. Qua. Vabbè, ti faccio crescere dove vuoi, va. Ormai è diventato un cresci, cresci, cresci. Sì, vabbè, che quanto grande è diventato sto albero? Un po' troppo, eh? Io quando ho detto che avevo bisogno di legna non intendevo così tanta. Cioè, basta! 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 Basta, legna! Scusatemi, c'è mamma che mi chiama. Dimmi che sto registrando. Scusate ragazzi, mi ha chiesto una cosa. Allora, eravamo rimasti qua. Che stavo distruggendo la legna, gli alberi del boscaiolo Andrea. Come vi dicevo, quando ho richiesto della legna, io intendevo tanta, ma non così. Basta. Ok, adesso non dovrebbero poter crescere più tanto in fretta, perché dato che si è fermata la pioggia, non dovrebbero più crescere, perché era la pioggia che li faceva crescere un sacco, perché li annaffiava un sacco, quindi non ne potevano più e crescevano un sacco velocemente. Ma le foglie possono essiccare? Credo che si dica così. Oh, solo un secondino. Scusate ragazzi. Scomparsa una foglia, comunque sì, si dice così. Ho dovuto chiedere a mia mamma, basta, che non voglio più che scompaiano, devo farle scomparire io, distruggendole. E questo è il problema di avere tante foglie. Vi prego, basta. Perché ho sentito?
sentito tipo il rumore del fuoco quando brucia? Non è che sta venendo compromesso tutto il mio lavoro? No, vero, eh? Perché sennò è un bel problema. Forse le foglioline più in alto che non riesco a raccogliere del tutto, forse alcuni dovranno scomparire. Oppure troppo in là. Addio legno. Addio legno in più. Vabbè. Ok, ancora un paio di arboscelli, poi basta. Mi lascio ancora un po' perché poi ho anche abbastanza legna. Voilà, 3 ne possono bastare di lasciarli. Grazie. E basta! Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano. Voilà. Forse non è che sia troppo intanto intelligente lasciare della lava vicino a una chest di legno. Ora il brutto di aver fatto tutto in cobblestone. E che anche la casa poi verrà brutta perché tutto sarà di cobblestone. Cioè, intendo dire il pavimento, cioè quello che sto facendo ora, tutti i lati, ecco. Se Kendall, non credo proprio, ma se magari mi conosce Kendall, ok? E stai guardando questo mio video, lo so che a te non ti piace la cobblestone, il problema è che a me mi piace, e anche un sacco. Ehi, 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 ehi. Basta! No. No, 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 no. Tu non puoi bruciare perché tu sei cobblestone. Cioè, puoi bruciare, ma non ti dovresti poter espandere. Ok, forse è meglio farla più grande la casa. Sì, lo so, qua potrebbero spawnare i mob. Boh, potrei prendere anche tutto questo spazio, eh.
ancora uno e voilà! Sì, abbiamo casa nostra, adesso devo solo più prendere tutti questi e craftare due porte, che me ne ha messe tre naturalmente come al solito, e poi posso iniziare a fare i lati della casa. Come vi dicevo, il pavimento sarà di legno. La cosa brutta è che sarà che devo proprio spaccare tutta la cobblestone. Io l'ho utilizzata per espandermi, ok? Non credo che di là ci siano altre isole, però vale la pena provare poi. Ma fin dove riesco ad arrivare, utilizzo così. Di tutto. Quindi devo riuscire a capire dove riesco ad arrivare. Questo non ne ho più bisogno. Cioè no, aspettate, mi poteva servire. Vabbè. Poteva poi servire più tardi. Purtroppo ragazzi devo spaccare le porte. Vabbè no, dai. Tanto la farm. Perché le porte sotto sono fatte di come si chiama? Cobblestone. Ah, ragazzi, io avrei un'idea. Potrei prendere altre ancora cobblestone, prendere un'altra porta, l'ultima che mi rimane, e poi potrei continuare ad espandermi e magari ingrandire un po' di più casa mia. Non so per quanto ancora. Riuscirò a fare tutto qui, però non troppo. Tanto non dovrà essere troppo grande, così va già bene. Anzi no, forse un po' più alta, forse solo di un blocco più alta. Ok ragazzi, mi basterà solo più chiuderla, tranne in un punto, perché in quel preciso punto che non andrò a chiudere, voglio proprio, sì, l'avete capito tutti, innanzitutto posso anche raccogliere
cobblestone in più. Perché e anche questo in più. Perché come vi ho già detto, di qua voglio continuare ad espandermi. Quindi, ecco, voilà. Adesso potrei utilizzarlo qui. Prendiamo i bastoni? No. Sì, dopo. Uno. Due. E tre. Mi scusi. E ho detto e tre. E no, non potrebbe. Non dovrebbe poter prendere fuoco. Ho avuto un'idea. Mi sa che mi tocca. Ma oh, dai, lasciamola grande così. Non voglio diminuirla. Dai, non credo che brucerà. No, non può, perché qua non può prendere fuoco. Io avrei un'idea, però. Prendiamo the chest e la mettiamo all'interno di casa. Sono furbo. Così, se tutto va bene, non dovrebbe più poter bruciare, perché io qua dietro distruggo e metto questo e non si dovrebbe poter più espandere. Potrei fare così. E così. Così non può più andare. Bene, ragazzi, questa idea mi piace. Però è da un bel po' ormai che sto registrando. Quindi io concluderò qua. Prendiamo anche la cosa. La crafting table, il tavolo da lavoro, il banco da lavoro. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.